Oggi a Mentecast vi parlo di ingegneria, estorsioni ed impercettibili approssimazioni. Benvenuti tutti in un posto di imbarazzo perché c'è qualcuno qui che non ha studiato. Sentiamo il motivo, sentiamo. Ero approssimativo. Che oggi Mentecast ero approssimativo vede un Adrien sconvolto dal fatto che non ha studiato, sì. E una storia che gli viene recapitata in questo momento a telecamere accese, quindi un reaction grande, sì, sì, bellissimo, sì. E per la storia oggi io ti porterò in Nevada. Ok? Nevada, America, okay. Ci troviamo sulla sponda del lago Tahoe, nei pressi di Sacramento, e in particolare siamo nel Harvey's Wagon Wheel Casino, cioè un casino. Oh. È notte, è il 26 agosto del sono abbastanza diffusi in Nevada i casinò. Le notti, ah no, i casinò esatto, intorno al lago Tahoe ce ne stanno una ventina, però questo è uno in particolare, è passato la storia perché ci è successa una roba bizzarra, una roba che è iniziata il 26 agosto 1980. Un inserviente, girando di notte per l'albergo del casinò, trova un oggetto che non dovrebbe trovarsi lì, un oggetto out of place artifact, tipo, però più intenso stavolta. Si tratta di un oggetto fatto in due parti, una specie di due scatole, una molto grossa sotto, grande più o meno come un banco di ferro, tutta chiusa, sopra una ulteriore scatola più piccola, tutta saldata alla perfezione, in cui non ci sono cavi dell'elettricità e l'unica cosa che compare sono 28 interruttori in uno solo dei lati di questo cubo. Di parte, tutto questo è appoggiato su dei pezzi di legno in modo che sia stabile. Da parte c'è una letterina. Ma questa storia è una storia del mistero. È una storia, inizia solo una storia del mistero. Volevo metterti un po' di fregola. Ah, okay. Perché è una storia che si chiarisce subito di cosa stiamo parlando. Si tratta di una bomba. Ah, ok. È una gran bella bomba messa lì da un autore che non si... Vabbè, chiaramente non si firma. Che sciocco che sono. Però dice delle cose importanti su questa bomba. Dice: mi raccomando, è una bomba grossa. Non si firma, però poi è andato a controllare. Ha detto: hai ricevuto la mia bomba anonima? La bomba, però, guarda che c'è grande tensione perché c'è scritto innanzitutto di non spostarla, perché la bomba può essere attivata da un congegno che sente le oscillazioni, okay. Di non aprirla perché può essere attivata da un congegno che sente la perforazione da un trapano, di non svitare le viti perché c'è un congegno che la fa saltare se sviti le viti o se sollevi il tappo, e soprattutto c'è un timer che tra 24 ore esploderà se non fate quello che vi dico. Si tratta di un'estorsione della cifra di 3 milioni di dollari. Ma poteva chiedere qualcosina in più, un casino del Nevada. È il 1980, corrispondono a più di 9 milioni di oggi, comunque tanto bruscolini non sono. Nella bomba, che quindi presumibilmente diciamo è la parte sopra è l'innesco, la serie di inneschi che descritti, e la parte sotto è l'esplosivo. Ci sono 450 kg di TNT. Ma è certificata sta cosa, è vera? Ovviamente no. Ah, okay. Non è certificata, tutto rimane nel mistero, ma nel dubbio l'inserviente certo. Non scuote la bomba. Giusto. Mettiamola così. Andiamo. Pavido. Ma infatti. È una grande quantità, stiamo parlando di una cosa sufficiente a demolire il palazzo di fronte. Quindi ci sarà scritto: non chiamate la polizia, non chiamate gli artificieri, non chiamate... No, tutto questo è omesso, non c'è niente di tutto questo. L'unica cosa, tanto non può essere smantellata, non può essere disinnescata nemmeno da chi l'ha creata. Questo c'è scritto. L'unica cosa che vi resta di fare è darmi tutti i soldi, a quel punto aspettare le mie istruzioni per toccare a solo alcuni dei comandi in un preciso ordine. Ah, okay. In questo modo disabiliteremo quello dell'oscillazione e vi permetterò di portare la bomba in un posto lontano da tutti dove può esplodere. Questo è il piano. È elegantissimo, super funzionale. E quindi richiede un uomo speciale, un uomo sensazionale. Tale uomo si chiama John Burgess Senior, okay? Okay. In realtà 58 anni, di nascita ungherese, okay? Quest'uomo aveva prima portato gli aerei per la Luftwaffe. Poi era stato catturato dai sovietici, andato in un gulag per anni e anni di prigionia, rilasciato e tornato in Ungheria, a quel punto sposatosi, si trasferisce in America sotto falso nome, fa finta di non chiamarsi Janos ma John. Ok. E
si inventa imprenditore, inizia a montare. Non sto riuscendo a capire perché questa persona è la persona più qualificata per questo mestiere. Perché sa fare tutto. Ah, e poi vedrai che ognuna di queste skill gli torneranno utili più avanti. John, tra le altre cose, diventa bravo. Infatti, diventa bravo nei sistemi di irrigazione, li monta per il golf, diventa milionario con questa attività. Fa due figli che si chiamano John Junior e Jimmy, proprio il americano come pochi. E dopodiché spende tutto al casino, diventa povero e inizia a menare tutti. Inizia a menare tutti. È lui che ha piazzato la bomba. Sì, lui ha piazzato la bomba, John, e... No, è vero, ma era chiaro, nel senso che sei in retroscena, chi è il colpevole? Okay. Infatti lui è un genio, sa fare tutto, è bravissimo e organizza questa roba, va a rubare nottetempo nelle dighe gli esplosivi con i figli, costringendoli a schiaffi letteralmente, si fa aiutare da altri due a portare 450 kg di TNT dentro l'albergo da certe persone vestite come da riparatori di fotocopiatrici. Sì, 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 the big con. Esatto, okay. E poi dice a loro: guardate che avete portato una bomba. Bello! Curiosità, come fa a farsi chiamare? Cioè, come fa a fare in modo che chiamino lui per risolvere questo problema? No, non c'è un problema di fotocopiatrici. Lui semplicemente si intrufola, okay. Maschera il camioncino con scritto IBM e va dentro. Ok. La bomba è truccata dalla fotocopiatrice, quindi fanno finta di portare delle cose negli uffici. Nottetempo, ce la fanno. Quindi qual è il piano? Andiamo al piano. Piano elaboratissimo, anche lì super macchinoso. Lui prevede di, innanzitutto chiede di dare 3 milioni di dollari a un pilota di elicotteri, di far mandare questo elicotterista con i soldi, chiaramente da solo e disarmato, in un aeroporto dove troverà una seconda lettera. Nella lettera lui va lì, effettivamente la trova, e ci trova scritto: vai in questa direzione per tot miglia mantenendoti a questa altezza, aspetta un faro luminoso stroboscopico, recati in quella radura, lì troverai una seconda lettera. Una terza lettera, scusami. La verità è che la terza lettera non esiste, e lì infatti ci stanno John e Jimmy, che armati dovrebbero sequestrare l'elicottero, andare via volando, ricongiungersi agli altri familiari e scappare in Europa. Questo è il piano, mentre l'elicotterista cerca la lettera. Quindi in realtà... cioè, io credo che questa sia la migliore, peggiore estorsione di sempre, perché è architettata a puntino, ok? Ok, quando è che va tutto a patrasso? Va in vacca subito! Va in vacca immediatamente, perché succedono un po' di cose. Allora, la prima è che l'elicotterista è un cretino. Cioè, quando lui prende la seconda lettera e va in cerca della terza in volo, invece di arrivare alla statale indicata sulla lettera e superarla, lui va alla statale e inizia a seguirla, cosa che lo manda miglia e miglia distante rispetto alla radura. Non alfabeta. Vabbè. Poi. Sì, bella domanda, non si sa come ha fatto a fare qualsiasi cosa nella sua vita, probabilmente. Probabilmente non lo sappiamo. In ogni caso, lui va dritto, inizia a cercare la luce stroboscopica che dovrebbe indicargli la radura, ma chiaramente non c'è, perché chiaramente non c'è la statale. Dopo un po' che gira e gira e gira, finisce la benzina e torna indietro. Tornando indietro, avverte l'hotel che ha fallito la sua missione, e l'hotel inizia a dispacciare messaggi in radio dicendo: cari estorsori, vi prego, diteci cosa dobbiamo fare ulteriormente, perché non abbiamo idea, abbiamo fallito il drop. Questi messaggi vengono captati? Sì, vengono captati, ma tranquillo che non è l'unica baccata che succede. Okay. Un'altra cosa simpatica è che John, maestro di ingegneria, fenomeno dell'estorsione, va a accendere la sua luce stroboscopica senza una batteria. Quindi arrivati nella radura dicono: porco cane, facepalm, non abbiamo una batteria. Come facciamo? Ne andiamo a rubare una. È deserto ovunque, trovano aperto un negozio di hardware dove vanno lì e gli chiedono una batteria, e il tizio gli dice: il modello della macchina qual è? E lui fa: una qualsiasi andrà benissimo. E lui fa: no, non voglio venderti una batteria se poi la macchina è sbagliata, sai, vengono con diverse forme, dimensioni, sì, cariche, sì, voltaggi, no, devo avere per forza il modello. Gli fa una storia lunghissima e non glielo vuole vendere, e passano tipo 20 minuti a spiegare che poi... magari non poteva inventarsi un modello di macchina qualunque. Guarda, non ha desistito, comunque a un certo punto riesce a farsi dare una batteria a caso, senza neanche dire il modello, questo è certificato, e...
va in questo incontro, dove però sono arrivati in clamoroso ritardo, hanno tipo mezz'ora di ritardo rispetto al rendezvous preciso. Tanto previsto. Non conta niente perché l'elicotterista si è perso. Ma loro non lo sanno. Giusto, è chiaro. Quindi vanno lì in ritardo e quando arriva iniziano a fare luci stroboscopiche a caso e non arriva nessuno. Arrabbiati, neri, proprio livido di rabbia, se ne va e sentono il messaggio alla radio. Quindi geniale, figata, li chiamiamo, mandiamo una telefonata anonima dicendo dovete muovere l'interruttore numero 5, questo vi darà altre ore. La verità è che l'interruttore numero 5 è un interruttore che non fa niente. Ma tutti gli altri interruttori sono... No, 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 altro che, era un miracolo sta bomba. E questa roba quindi gli fa guadagnare tempo e loro schizzano indietro a organizzare qualcosa di diverso. Nel farlo, la tipa del figlio, tale Joan, va fuori strada con la Toyota Celica che sta guidando, quindi devono anche portarla in ospedale. Una serie di disgrazie incredibili. Esatto. E quindi la porta in ospedale, lui corre a casa, multa. No, no, ti prego, dimmi che lo hanno arrestato perché... Sì, hanno arrestato perché c'è la multa e si sanno dove si trovano e chi non regge. Però questo 5 anni dopo l'hai fatti. Incredibile. Invece è abbastanza credibile. E ancora più credibile è quello che succede dopo. Perché nel frattempo, adesso vediamo se tu conosci un po' la politica americana, come trattano gli americani con i terroristi? Tendenzialmente non trattano. Esatto. Ah, ok. Così fanno questi. Infatti, i soldi sull'elicottero non c'erano. C'erano tipo $5,000 e carta straccia. Dentro l'elicottero ci stava uno armato di mitragliatrice pronto a fare secchi chiunque. E sopra c'era un altro elicottero molto più in alto che comunque seguiva e dentro c'erano 4 SWAT. E vabbè, però tutta sta gente non è riuscita a leggere una cazzo di istruzione. Precisamente. E non solo, nel frattempo, visto che non devono trattare, devono liberarsi della bomba. Quindi quello che decidono di fare è far saltare il detonatore. Cioè loro mettono del C4 intorno alla base della parte più piccola che c'è sopra e fanno saltare quella. L'idea è la corrente ha una velocità limitata. Quindi se anche la bomba fa detonare il TNT che c'è sotto, ci vuole un minimo, una frazione di secondo durante la quale i cavi vengono recisi dall'esplosione più piccola del C4. Quindi loro allestiscono tutta una serie di sacchetti di sabbia intorno per limitare eventuali esplosioni e fanno partire questa cosa. Ma c'è un altro enorme, gigantesco, stupido problema. Non era TNT. Era in realtà era dinamite, molto meno stabile come composto. Merda. E questa detonazione fa saltare tutti e 450 kg. Pensavo che la TNT e la dinamite fossero due cose diverse. È un errore molto comune, anch'io l'ho imparato in questo modo. Invece la TNT è proprio che fosse la stessa cosa. Trinitrotoluene, invece la dinamite è nitroglicerina, quindi sono due composti diversi. E salta l'albergo. Salta tutto l'albergo che deflagra, viene distrutto, non raso al suolo, i danni sono riparabili, ma ammontano a milioni e milioni di dollari, detriti ovunque. Merda. La cosa buona è che ci sono anche i video, perché era 1980, televisione a colori, quindi tutto ripreso in diretta. D'altronde era stato fatto un cordone per evitare che i giornalisti e vari si avvicinassero, quindi è tutto assolutamente ripreso. E grandi foto e grandi video in giro. Oddio, quindi lui non si piglia i soldi. No. Lui deve pagare una multa, tra l'altro. Ma deve andare in galera perché ha fatto terrorismo. Dopo quanto lo ripigliano lui? E come lo ripigliano? Perché ok che lui ha preso una multa, ma come fanno a scoprire? Allora, scoprono perché la traccia che trovano è che un tipo, un signore, va a dare delle indicazioni perché ha sentito dire dalla sua ragazza qualcosa legato a una relazione precedente di questa tipa. Ok, questa tipa era l'ex di uno dei figli di Big John. Ok. Quindi l'idea è che la polizia, che comunque loro li aveva interpellati perché erano dei sospettati, scoprono che uno dei figli non è piazzabile con l'alibi che ha fornito. Quindi vanno a ripescare i figli, che alla fine crollano e decidono di confessare in cambio dell'immunità. Quindi loro mandano in galera il padre, che si sbatte 20 anni. In realtà dopo 11, se non sbaglio, adesso ti cerco... Sì, dopo 11 muore di cancro, quindi non se li fa tutti. 7 anni si beccano le due persone che l'avevano aiutato a trasportare la bomba, che tra l'altro erano pure ignari, poveri cristi. Invece i figli, armati, derubatori di cose, loro immunità totale, zero. Guarda che storiaccia brutta. Sì, fun fact importante, però la bomba attualmente viene utilizzata in forma di replica per addestrare gli artificieri, perché è la bomba più complessa che sia mai stata fatta artigianalmente.
Ma come hanno fatto a scoprire come era fatta poi dentro la bomba se l'hanno fatta saltare? Gli hanno fatto dei raggi X. Hanno visto che i contatti c'erano, quindi sono insospettiti e hanno pensato che non fosse uno scherzo. Ma di fatto con i raggi X non vedi esattamente quello che succede, vedi delle ombre. Quindi hanno capito che era pericolosa, ma non hanno capito quanto e in che modo. Certo. Cioè non puoi ricostruire 28 cavi che vanno in 28 parti diverse. Tra l'altro esorto a mettere lo schema, perché si trovano anche delle GIF animate su tutti i sistemi di controllo di questa bomba, che sono veramente 7-8. Incredibile. È bellissimo, è proprio pazzesca. Elegante. Uno dei più, quello che ho preferito è che nel momento in cui tu trapani il coso con un trapano, quello che stai facendo è mettere in contatto la punta del trapano di ferro che fa da connettore tra uno strato interno e uno strato esterno d'acciaio che fanno toccare i contatti. Geniale. È elegantissimo. Ma che bello. Proprio bello, se mi piace molto. E sai cos'altro mi piace? Le fonti, che ti dico subito. Allora, questa storia viene da Damn Interesting, che è il primo sito che ho consultato, che è molto carino, lo esorto a guardare. L'articolo si chiama The Zero Armed Bandit. Quindi c'è anche un bel gioco di parole. Poi su Hack Day l'articolo è This is what a real bomb looks like, e infatti lì c'è tutto lo schema che dicevo poco fa. E su atavist.com c'è A Thousand Pounds of Dynamite, che è in realtà una serie di podcast che parlano di questo. Caspita. La storia è bella, articolata e pittoresca, io consiglio. Insomma, il nostro Ursulo invece non ha paura delle esplosioni e non ha paura dei terroristi. Non ha paura neanche di stare in mano a te, complimenti. Hai visto com'è tranquillo? Che fiducia. Hai visto? Vi invitiamo a seguirci su YouTube, Spotify, iTunes, SoundCloud, su Twitter, su Instagram, su Facebook. Vedi, vero che è difficile ricordarsi di tutti, io trovo sempre difficoltoso. Infatti, per questo che lo fai tu, solitamente. E soprattutto a metterci like e commenti, tanti like, tanti commenti. Condividi. Perché questo e la condivisione è quello che ci fa salire nella graduatoria di YouTube. Quelli belli, cioè sì, la graduatoria di quelli belli di YouTube. Anche tu puoi contribuire al nostro aspetto fisico. Ma la puntata è finita? Sì. Siamo sicuri? No. Che interruttore devo girare? Non il 28. Gramophone!